Terzo quarto, si riprende a giocare. Il primo è finito 38-32 in favore degli ospiti, che con un colpo di mano nel finale con due triple sono riusciti a riportarsi a due possessi di vantaggio. Sì, però un secondo quarto direi più che positivo da parte Altosebina, perché specialmente in difesa ha alzato i toni e è riuscita a contenere alla grande gli attacchi di Lecco, che inizia bene. Il parabolone su assist di Cent'anni. Sullo sviluppo della doppia uscita da parte di Cent'anni c'è stato l'extra passaggio per... Potrebbe essere un segnale importante Bergamini. Per Bergamin, a passo subito fallo però fischiato a Bergamin. Ha sbagliato la prima, l'ultima tripla sul finale di quarto, non ha sbagliato questo, adesso ha commesso fallo, primo fallo, secondo fallo personale e primo fallo di squadra, quindi 35-38 per gli ospiti che possono riprendere il gioco dal fondo. Todeschini lascia un po' sui blocco sul posto Cent'anni, palla ancora sotto per Speri, palla recuperata da parte di Checco Belloni, c'è spazio, arresto sospetto da parte di Bergamini che si becca l'entrata, sì. un altro Bergamini rispetto a quello visto nel primo quarto, sì, con 5 punti e siamo di nuovo in scia. Riporta meno uno, quindi palla recuperata, il primo, diciamo, transizione, primo i punti in contropiede segnati da parte dell'Alto Sebilo. Palla recuperata da Pilotti. Palla recuperata da parte di Pilotti che va nell'uno contro uno. No, sbaglia. Si è accasciato il numero 18. Quartiere Bione. Peccato, sprecata la seconda possibilità di contropiede da parte. Peroni da tre punti, segno. E lui segna. È effervescente. Effervescente e spumeggiante. Peroni. 37-41, riporta più 4 dopo che l'Alto Sabino ha sprecato la possibilità di portarsi in vantaggio in questo quarto con il contropiede fallito da Pilotti. Cambio. C'è un cambio. Siberna. Esce Quartieri. Entra Siberna. Entra Siberna. Otto e 16 da giocare, 37-41 il punteggio. Due possessi di vantaggio per gli ospiti. Si alza Cent'anni che riceve, si prende il blocco, forza il raddoppio. E sarà and one. Grande canestro di Simone Cent'anni. Ha spezzato l'aiuto difensivo. È andato dentro, ha subito anche il fallo. Todeschini, se non sbaglio. Mentre transita sotto di noi Ravani con un palloncino. E anche due birre, sottolineerei. La cosa strana sono le due birre. Se forse non è stato inquadrato e ci diranno di cosa stanno parlando. Personaggio qua conosciuto nell'ambiente. Nel frattempo 40-41 ha messo segno anche il tiro libero Cent'anni, quindi Vivigas ancora con un punto di ritardo rispetto a Lecco quando mancano meno di 8 minuti alla fine del terzo periodo. E qua va a segno anche Peroni. Questo è una sentenza da 3, finora non ha sbagliato niente, vediamo se end one. No, non entra fuori. La penetrazione ottima di Esposito. Sì, è stata un'entratona un po' telefonata, per carità. Ha difeso bene. Sinceramente, parlare, secondo me, si è anche aiutato col braccio, però la valutazione dell'arbitro è stata di dare fallo, concedere due tiri liberi. Segna il primo. Esposito segna il primo, 41-44, quindi un possesso pieno di vantaggio. Così rimane. Fallisce il secondo, rimbalzo è di Spera. Vediamo, difesa sempre uomo per la Vivigas. Vediamo se riusciamo a tenere alta l'intensità. Sì, finora il pallone gira lontano. Adesso sulle tracce di Peroni c'è Checco Belloni. Fallo. Che si aiuta e ha abbassato la mano quando, diciamo, si è complicato lui la vita. C'è cambio immediato perché penso sia il suo terzo fallo personale. E rientra Coltro, quarto fallo di Belloni, ecco, quarto, quindi purtroppo è molto pesante questo fallo in casa Vivigas.
Dunque adesso Coltro che si occupa di Peroni, 10 secondi, Todeschini deve inventare qualcosa, arresto, tiro, passa la palla, ma Peroni si era alzato e non ha trovato bene. No, è un passaggio tirato, diciamo. Diciamo che ha fatto quello che non si fa mai, saltare e poi pensare cosa fare. Ha cercato Peroni nell'angolo, che lui nel frattempo si era alzato, esatto, perché ha pensato che andasse ormai a concludere. Quindi, anche stavolta però una buona difesa da parte nostra. Sì, non male difensivamente. La Vivigas, a partire dal secondo quarto, dalla metà del secondo quarto, ha difeso bene. Passi, sì, sì, sono... Ha preso una buona iniziativa, ma non ha avuto coraggio di andare fino in fondo. Infatti, che era partito per attaccare al ferro e poi invece ha deciso di fermarsi. L'arresto era più che sospetto. Sì, sì, purtroppo. Sì, è andato... Un arresto con gli airbag, no, con gli ABS ti porta un po' un attimo a spiattellare. Punti cent'anni a rimbalzo. È anche uno dei migliori rimbalzisti della Vivigas. Vediamo se... È lungo il tiro. Ma contro rimbalzo non ci arriva, niente, peccato. Quasi. Cerca di recuperare su Todeschini. Il terzo fallo, adesso gli arbitri fischiano come le vaporiere, ma il fallo era inevitabile perché doveva recuperare la posizione, invece lui è rimasto lì a fianco. È rimasto troppo a fianco. O chiami l'aiuto, se no devi cercare di recuperare la posizione. E diciamo che la situazione per coach Giubertoni si complica, perché la situazione falli inizia a penalizzare i suoi play. Todeschini da due. Beh, ha difeso anche onestamente Coltro. Questo è il coro di incitamento a Belloni in panchina con quattro falli a carico. Nel frattempo c'è fallo, il fallo sulla partenza di Fumagalli, di Peroni, di Peroni, scusate, Peroni. Peroni. Secondo fallo per lui. Sì, è situazione falli meno preoccupante in Casaleco, che fa ruotare un numero più giocatori più consistente. Palla per Piloti che va al tiro da immediato tre, da tre. 41-46, 5 punti, è un missile tracciante. Il passaggio del numero 4 Peroni. Diciamo che errori da una parte, errori dall'altra, siamo ancora in partita tutto sommato. E qua arriva quasi una palla persa al limite dei 5 secondi. Tosubino che ha sempre un po' di problemi a rimettere la palla in gioco, anche in altre partite, in altre circostanze. Palla fuori per Esposito. Arresto tiro, questo il qui è buono. Buon arresto e tiro. Questo qui è buono, è come, come prima. Come prima. È andato deciso, ha battuto l'uomo. Arresto e tiro, molto fare. Bene. Non sprecare falli, cercare di continuare a lottare in difesa. Vedo che si prepara un cambio sulla panchina di Lecco. Finta il tiro, uno contro uno con la Piloti, perda. Allunga la mano e recupera la palla. Si spera. Neoco si inventa cent'anni. Arresto va il tiro da due, da due. E questa meno è uno. Una sentenza. Jason. 45-46. Avrei detto che era un po' una forzatura in quel frangente lì. Sì, ma ragazzi, ha ragione. Schiato a Bergamin nel frattempo. Terzo fallo di Bergamin, direi. Questa è un'altra brutta notizia per coach Giubertoni. Situazione falli che... Cambio nel frattempo, rientra in campo Balanzoni. Sta peggiorando a vista d'occhio. A posto di Urbani per Lecco. Quando siamo a metà esatta nel terzo periodo di gioco. 45-46 quando mancano 5 minuti alla fine del terzo quarto. Ricordiamo che Belloni è fuori con 4 falli. Bergamin 3, Coltro 2. Ah, sa, bocca alla finta a cent'anni. Commette fallo, quindi saranno due tiri liberi per la squadra ospite. Ha speso il secondo fallo personale. Secondo me si era avventurato in una conclusione complicata. Il numero 13 di Lecco, Siberna. Fallisce il primo tiro libero. 45-46. Un giocatore che aveva fatto un'ottima impressione nella gara di andata, aveva dominato anche a rimbalzo. Mi sembra che in questa partita non si sia reso autore di una grande prestazione, almeno fino a questo punto. Viene fischiato il fallo,
chiaramente Centani ha addosso il raddoppio fisso ogni partita, per cui l'ha fischiato al numero 19 Spera. Io secondo me io rimetterei anche Stanzani dentro, perché sull'asse Centani e Stanzani potremmo prendere qualche bella iniziativa. Centani lo trova a memoria il nostro Silvione. Uno contro Spera, beh, sei, beh. Non puoi non fischiare. Cos'è sta roba? Pazzesco. Incredibile questa azione. Abbastanza evidente. Carnevale ancora lontano. E poi fischia dopo questa. E poi fischia questa. Fate schifo! Schifo! Nel frattempo cambio Vivigas, esce Pilotti. Esce Pilotti. Borghetti. Borghetti. C'è stato un cambio anche in casa Lecco, perché è rientrato con il numero 2 Fumagalli. Credo abbia sostituito Peroni. Bene, no, continua, Peroni comunque campo. Continua con la sua media, è 0 su 3. Non ho visto nel frattempo però a quanti palli è arrivato Pilotti. Credo 2, non l'ho visto neanch'io. Non ho notato dal tavolo la segnalazione. Nel frattempo siamo a 4 primi e 13 secondi dalla fine del terzo periodo di gioco. Viviga sotto di 2 punti. Vai. Beh, la mannaiata abbastanza evidente. Fallo fischiato alla difesa. Numero 13, Siberna. Ha dato una mannaiata incredibile, si lamenta. Nel secondo quarto va verso una partita di rugby, grazie anche ai metodi arbitrali veramente scandalosi. Due tiri liberi per Centani sul 45-47, 4:03. Conduzione che sta sfuggendo di mano alla coppia arbitrale. Sì, qualche minuto che sta sfuggendo purtroppo. Riporta meno uno. Possibilità di pareggiare dopo i 4 liberi sbagliati da Lecco, 3 liberi, scusate. Si ritorna in parità, 47 pari e 4:03 da giocare. Diciamo che comunque siamo ancora in scia, stiamo giocando, non posso dire una bella pallacanestro, però una pallacanestro grintosa, di voglia. Beh, la partita si è un po' così. Siberna da 2, tira un mamma mia, incredibile. Borghetti lotta come un leone. Marco Giuda, scusate il termine. È stato lui a toccare per ultimo, quindi sarà rimessa, non c'è possesso, quindi 7 secondi per completare l'azione per gli ospiti, per Lecco sul 47 a pari, quindi c'è da difendere, non commettere fallo, direi. Cosa si inventa Fumagalli? Arresto, tiro è corto. Allora. C'è Esposito. Può andare, questi sono falli. Fate schifo! C'è un attimo di contestazione. Prendo un attimo la parola perché clamoroso tuffo per terra di Spera, che sperava di prendere fallo e l'ha preso. Fate schifo! Due tiri liberi, 47-49. Partita che si è innervosita. C'è Centani che è stato messo nel mirino dai cecchini, appena prende palla gli sono addosso, fischiassero la metà dei falli che subisce. 3:15, 47-49. Ennesimo richiamo a Giubertoni, che sta collezionando più richiami lui di voti Berlusconi alle prossime elezioni. Quindi due tiri liberi, possibilità di portare in parità per Centani. Mette a segno il primo libero. Ormai è prossimo al ventello anche lui, così occhio e croce, direi che... Non siamo molto, ancora provvisti statistiche, vicini. Rimedieremo nell'intervallo tra il terzo e quarto periodo. Pari, 3:15 in questo fine terzo quarto.
mentre Pilotti si riposa in panchina. Poche idee ma confusa in caso l'Eco, la palla gira molto perimetrale. Quasi la stoppata, ma rimangono 4 colto, secondi per colto, ma purtroppo la palla ci sfugge a fondo campo. Rimangono 4 secondi per concludere l'azione in casa di Lecco, deve andare al tiro e trova l'appoggio Fumagalli. Gran rimbalzo in attacco stavolta. Alla persa di Borghetti, che aveva ricevuto il passaggio dopo il rimbalzo offensivo di Bergamin, ma ha avuto probabilmente troppa fretta. 49-51. Rientra, esce il numero 4. Peroni rientra a Quartieri. 2-38, 49-51. Partita che viaggia su binari di sostanziale parità. Partita che comunque si è imbruttita, dominata dal nervosismo, dalle scelte arbitrali a quanto che non accontentano i giocatori in campo. Ancora Fumagalli in penetrazione, stiamo faticando a contenerlo. 49-53, queste due ultime azioni hanno quindi Centani, arresto e tiro da casa sua, scheggia solo il ferro. La palla quasi recuperata, si ammazza quasi l'arbitro. Non sta in piedi Barbiero! Quindi 2 minuti, si riporta più 4 gli ospiti. 49-53. Palla fuori per Fumagalli, passa in terza sul blocco Centani, la palla per arriva adesso per Balanzoni, viene fischiato il fallo. Devi fischiare anche di là allora, di là ti metto anche le mani nelle mutande. 2 tiri liberi per Balanzoni. Ma almeno qualcosa! Guarda la partita che la meglio. 49-54. Finisce fuori il secondo. Quindi palla per Coltro che può avviare questa azione offensiva dell'Alto Sabino. 1-43 al termine. Si avventura. Fallo dubbio fischiato a Quartieri che protesta pure e ha il coraggio di protestare su un fallo come questo. Giocatore di esperienza come Quartieri dovrebbe fare silenzio. 49-54, 1-37 al termine. Quindi sarà il terzo fallo. La palla è quella tonda Quartieri, vorremmo ricordarti, è 20 anni che giochi a basket. 49-54. Partita finisce in campo, lungo comunque. Il primo tiro di Borghetti. Purtroppo Borghetti sbaglia il primo tiro libero. Qualcosa da dire? No. 50-54, 1-37. Quindi si mette un po' di pressione sulla palla in casa Sebina, Fumagalli viene ribaltato, palla è fuori, parte in entratona. Tira un sasso clamoroso, Balanzoni fa lo Centani. Pegliare, è il fallo! Merda! La fischia! Pezzo di merda, incredibile. Veramente un arbitraggio pessimo, per non dire di peggio. E questo ovviamente lo fischia, perché Fumagalli, noto per altri motivi, deve andare in lunetta. La partita 5-2, è là, la partita 5-4, è là. 53. No, no, guarda di là, non rompere i coglioni, guarda di là, dai. Dai, guarda di là, non guardare noi, guarda di là.
Dai, anche te, guarda di là, dai. Prima. Continuate a guardare. Dai. Guardate, dai, no. Guardate. Non rompete i coglioni, guardate di là. Anche te, sì, sì, sì. Anche lei, sì, guarda sì, di là, sì, anche te. Dai che sei guarda bella. Di là, guarda di là, guarda di là. Ma vergognatevi che mi stanno fischiando a favore. Che... Abbiamo 55. Avuto un attimo di discussione con il gentile pubblico presente e forse neanche pagante da Lecco. Nel frattempo un minimo di basket e la Vivigas è ancora meno uno. Pick and roll, cent'anni. 5-4 e 5-5. Manda a canestro Esposito. Venti secondi al termine, la palla gira sempre lontano, riceve in angolo, Brambilla si svita, va, lascia sul posto Cent'anni e riporta più tre. Il parabolon da tre finisce fuori. Era fallo, rigore! Rigore! Non c'è qua Ragnolini stasera. 5-4, 5-7, 2 secondi, vediamo se riusciranno a rimettere, verrà lasciato tirare. I passi erano evidenti. I passi sono gratis, eh! Vado, guarda che sono. Fammi passare qui.